passiamo dagli edifici a un prodotto che è molto più vicino al nostro quotidiano. Quindi abbiamo Roberto Ciati di Barilla. Roberto, Barilla ha fatto cose strepitose negli ultimi anni. Una iniziativa rispetto alla filiera, un altro punta d'eccellenza, che ci puoi raccontare in 1 minuto e mezzo? Allora, grazie. Certamente per noi lo sviluppo sostenibile è oggi il nostro modello di impresa e anche la nostra missione. Quindi quello che noi chiamiamo buono per te, buono per il pianeta, significa che lo sviluppo della nostra azienda è proprio tener conto del benessere delle persone, del benessere del pianeta e del benessere delle comunità in cui operiamo. Una progettualità estremamente rilevante per noi sul mondo delle filiere è certamente quella sulla filiera del grano duro, che è la nostra materia prima più importante per il gruppo. Su questa filiera, da anni, in collaborazione con uno spin-off dell'Università Cattolica di Piacenza che si chiama Orta, abbiamo sviluppato da una parte un decalogo e soprattutto un sistema a supporto delle decisioni estremamente sofisticato che tiene conto del terreno, della locazione geografica, delle condizioni meteorologiche e quindi questo software fornisce agli agricoltori le informazioni adeguate per la migliore gestione della propria coltivazione. Questo approccio ci ha portato a dei grandi risultati perché avendo ottenuto quantità e qualità di grano duro, che è la cosa per noi la più rilevante, le abbiamo ottenute utilizzando meno fertilizzanti, riducendo le emissioni di anidride carbonica, riducendo l'utilizzo di acqua e consentendo quindi all'agricoltore una gestione economica della filiera molto più profittevole che nel passato. Ad oggi siamo a circa 140.000 tonnellate sul mercato nazionale, che corrisponde a circa un terzo del nostro fabbisogno complessivo. Seguiremo Barilla in questa continua evoluzione e ricerca.